Ehi, ciao, benvenuto in un nuovo video. Io sono Fox e oggi andiamo a fare un bel progettino. E allora ragazzi, questo progetto si basa su un articolo che ho visto su un sito internet. E allora è un progetto molto interessante perché un amico tempo fa mi aveva posto un quesito. Posso io alimentare uno scaldabagno convenzionale, quello standard degli appartamenti? Qui c'è il boiler, mettiamo il caso 100 litri, ok? E abbiamo qui che cosa? Alimentazione della resistenza interna, e dove c'è anche, per esempio qui lo disegniamo in verde, ok, qua ci sono i due poli e questo è il termostato interno. Posso io andare a pilotare e alimentare un normale scaldabagno con dei pannelli solari fotovoltaici? Tu mi dirai, Fox, ma lo scaldabagno nasce per essere utilizzato con 230 volt dell'abitazione. Come posso io farlo funzionare? Ok, perciò 230 volt, solitamente intorno ai 2000 watt come assorbimento, in AC, per corrente alternata. Posso io farlo funzionare in corrente continua con dei pannelli messi in serie? Sì, eccolo qui. Pannello, 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 pannello. Funzionare con dei pannelli solari, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli almeno 230 volt. Vi ricordo che questo è una resistenza che può anche funzionare in corrente continua, perché una resistenza resta sempre una resistenza. Cambia ovviamente il voltaggio, cioè per far partire questa resistenza dobbiamo dargli il voltaggio che vuole da etichetta. Perciò mettiamo il caso che abbiamo pannelli solari da 30 volt, ok? 30 volt, 3, 6, 9, 12, 12 e 12, 24, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. Perciò 3, 6, 9, 12, 240 volt, ok? Perciò con 8 pannelli in serie, ok? Ne mettiamo altri 8 in parallelo eventualmente. Parallelo perché? Per aumentarne eventualmente la potenza. Ma ragazzi, ma non c'è bisogno, perché già dei pannelli da 10 ampere, facciamo il calcolo che abbiamo 240 per 10 sono 2400 watt, perciò i 2000 watt li copre senza problemi già anche solo 8 pannelli, 8 per, ok, sono pannelli da 300 watt cada uno, perciò 8 pannelli da 300 watt in serie con una corrente di 10 ampere, ok, e un voltaggio di 30 volt mi danno 240 volt. Questi 240 volt io li sparo dentro la resistenza del mio scaldabagno elettrico AC e lo trasformiamo in DC. Però ragazzi, non direttamente, perché se io lo metto direttamente sempre sotto alimentazione, lo scaldabagno è sempre acceso e non va bene. Dobbiamo sempre andare a fare una sorta di controllo on off della resistenza. Per fare questo dobbiamo utilizzare l'impianto originale, il termostato. Il termostato lo utilizziamo come? Con un SSR. Allora, dato che gli SSR hanno una tensione, qua mettiamo il controllo, hanno una tensione di lavoro più bassa, ok?
dobbiamo andarlo a connettere in serie, cioè questo lo connettiamo a questo lo connettiamo a questo e mettiamo che questo sia il polo positivo, polo positivo che va ai pannelli, e poi abbiamo il polo negativo che corre e va anche questo ai pannelli. Perciò io qui collegando il termostato, che non è altro che un interruttore termico, quello a tot temperatura, pac, stacca e attacca. Vado a mettere una fonte di alimentazione in corrente continua, ok? Così, eccolo qui. E questi parallelati, ovviamente, i due SSR di controllo parallelati. Così, quando io qui do 12 volt, ok? Questa 12 volt, se il mio termostato è chiuso, mi comanderà la bobina a stato solido, ma non è una bobina, l'SSR lavora a stato solido, è tutta elettronica. Perciò mi chiuderà il circuito degli SSR, e gli SSR connessi in serie, così da poter resistere ad alte tensioni, mi possono andare ad alimentare il mio scaldabagno elettrico. Come visto, così puoi alimentare in corrente continua uno scaldabagno. Ragazzi, vi lascio sotto in descrizione il progetto originale di un ragazzo che fa tanti progetti, ha tante idee, un maker anche lui. Vai lì, è tutto in inglese, ovviamente. E vallo a guardare, fatti un'idea se vuoi maggiori dettagli e informazioni. Ciao ragazzi, se il video ti è piaciuto iscriviti, commenta. Ciao 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 ciao.